Ciao ragazzi, sono finalmente di nuovo qui a mostrarvi alcuni filmati inquietanti. Oggi, come avete già visto dal titolo, daremo un'occhiata ad alcuni video registrati dalle videocamere di sicurezza domestica. Se ancora non ne avete una, di sicuro questo video vi farà prendere in considerazione l'idea di acquistarla, perché capirete che nemmeno in casa nostra siamo mai davvero al sicuro. La prima clip dovrebbero vederla tutti, perché è un terrificante promemoria di quanto sia facile per qualcuno irrompere in casa tua mentre stai dormendo. È stata catturata da una videocamera di sorveglianza domestica nel 2019, in Inghilterra. L'intruso si è fatto strada nel giardino posteriore di questa abitazione, dove ha fatto attivare le luci con un sensore di movimento. Nonostante avesse quella fonte di illuminazione puntata addosso, ha comunque deciso di continuare. Sembrava anche essere armato, e di sicuro non aveva buone intenzioni. Guardate con quanta facilità riesce ad aprire quella porta. Con qualche attrezzo, forza la serratura e si affaccia per ascoltare. Apparentemente disturbato da qualcosa, decide poi di richiudere lentamente la porta. Pochi secondi dopo, però, rieccolo lì. Questa volta entra in casa e inizia a guardarsi intorno. Per fortuna qualcosa lo spaventa e decide finalmente di andarsene. La proprietaria rimase terrorizzata nel vedere quanto facilmente qualcuno fosse entrato in casa sua mentre dormiva. Se qualcosa non avesse spaventato l'uomo, le cose sarebbero potute andare decisamente peggio. Quello che state vedendo venne registrato in New Jersey, negli Stati Uniti. Una madre e le sue due figlie erano a casa da sole quella notte, tutte al piano di sopra che dormivano. Ad un certo punto la madre iniziò a sentire strani rumori provenire dal piano di sotto e, sapendo che nessuno sarebbe dovuto essere lì, guardò in diretta ciò che stavano riprendendo le sue telecamere di sorveglianza. Questo è ciò che vide. Un uomo sconosciuto era in casa sua, proprio sotto di lei. Appena lo vide, prese le sue figlie e si barricò con loro in un bagno al secondo piano. Chiamò subito la polizia. Purtroppo però quest'ultima non rispose immediatamente. Le tre rimasero in bagno a guardare quest'uomo dalle videocamere, pregando che non salisse e che non le trovasse. La sua intenzione era quella di rubare qualche oggetto di valore e per fortuna si è limitato a questo. Quando finalmente la polizia rispose e arrivò sul luogo, l'uomo era già andato via. Le cose sarebbero sicuramente potute andare peggio, tuttavia gli agenti non sono sicuri che l'uomo fosse armato. Ma immaginate l'angoscia che le tre hanno provato mentre guardavano uno sconosciuto nel loro salotto. Purtroppo, le autorità non sono mai riuscite a identificare l'uomo, che è scappato con alcuni oggetti di valore e senza lasciare alcuna traccia. Nell'aprile del 2022 a San Bernardino, California, una coppia catturò queste immagini dalle videocamere di sorveglianza. Venne ripreso un uomo che pochi istanti prima era entrato nell'abitazione. Si può vedere mentre si guarda intorno e ad un certo punto si ferma ad osservare la coppia che stava dormendo. Si copre il volto con un panno mentre cerca tra gli oggetti dei due, ma ogni tanto si gira ad osservarli. Un comportamento decisamente strano e inquietante. Più tardi viene anche ripreso dalla videocamera in sala, dove erano presenti il figlio della coppia e la sua tata, entrambi addormentati. Apre la porta ed esce di casa, dove viene ripreso dal videocitofono. Sembra andarsene, ma poco dopo torna indietro e sveglia la coppia. Dice loro di chiudere la porta a chiave perché non è sicuro tenerla aperta. A questo punto la donna si spaventa e corre a chiudere la porta a chiave, pensando semplicemente che un passante si fosse accorto della porta aperta e avesse voluto avvertirli. La porta però all'inizio era chiusa, perché l'uomo era entrato in casa da una finestra leggermente aperta. Era stata lasciata in quel modo per tenere al fresco le attrezzature mediche del bimbo, senza le quali avrebbe avuto difficoltà a respirare. L'uomo però approfittò di questa situazione per irrompere nell'abitazione. Il mattino seguente, la coppia si rese conto che alcuni contanti e le loro fedi nuziali erano scomparse. Decisero quindi, finalmente, di dare un'occhiata ai filmati delle videocamere e si trovarono davanti quello sconosciuto intento a rubare e fissarli mentre dormivano. In questo caso, per fortuna, l'uomo è stato identificato grazie all'analisi del DNA e quindi arrestato. È sospettato di aver commesso vari altri crimini simili,
tutti avvenuti in altre case in cui non erano presenti videocamere di sorveglianza. Nel febbraio del 2017, una madre nel Montana è stata svegliata nel bel mezzo della notte. Era una notifica nel suo cellulare, che era collegato al baby monitor in camera di sua figlia. In sostanza, ogni volta che la camera rilevava un movimento, veniva inviata una notifica al cellulare della madre con una foto scattata al momento del movimento. Quella notte, quindi, la donna pensava di vedere sua figlia in piedi, sveglia per qualche ragione. Invece, si trovò davanti questo. Era un uomo sconosciuto accovacciato vicino alla culla di sua figlia. Appena lo vide, lanciò il telefono e corse in camera, ma non vide nessuno. Ovviamente non si fermò a controllare. Entrò, prese sua figlia e corse fuori di casa più in fretta che poteva. Condivise lo scatto online per cercare aiuto e scoprire se qualcuno conoscesse quell'uomo. Le autorità fecero del loro meglio per identificarlo, ma dato che quando arrivarono in casa non era presente nessuno, l'intruso non venne mai trovato o identificato. Purtroppo quel pazzo che si trovava in camera di un neonato durante la notte è ancora libero lì fuori, da qualche parte. Questo filmato è stato registrato in Kansas l'8 maggio del 2020. Erano le 2:30 del mattino e sul divano potete vedere la 15enne Anaya Robinson che dorme davanti alla TV accesa. Una scena familiare, capitata a tutti almeno una volta nella vita. In questo caso però emerge presto un dettaglio inquietante. Nell'angolo appare un uomo che poco prima aveva fatto irruzione nell'abitazione. Quando vede Anaya nel divano, non reagisce, anzi rimane fermo in piedi a fissarla. Ciò va avanti per qualche minuto, fino a quando finalmente la ragazza si sveglia. Vede subito l'uomo dietro di lei e inizia a urlare chiamando sua madre. A quel punto l'uomo scappa e la madre di Anaya chiama subito la polizia. Quando arriva però, l'uomo ovviamente era già scappato. La cosa strana è che l'intruso non aveva rubato niente. Quindi quali erano le sue intenzioni? Ciò che stava cercando di fare rimane un mistero per noi. La polizia riuscì a identificarlo e lo arrestò, ma dato che si trattava di un 14enne, il suo nome e ulteriori dettagli non vennero rilasciati. Cosa può portare un ragazzino a commettere un atto del genere? A voi i commenti. Nel gennaio del 2018, una donna di nome Noelle Bracey dichiarò di aver sentito degli strani rumori provenire dall'esterno della finestra di camera sua. Un po' spaventata, decise di installare una videocamera lì fuori per cercare di riprendere qualsiasi cosa emettesse quei rumori. Ed ecco cosa registrò. Un uomo che lei non aveva mai visto prima era in piedi, davanti alla sua finestra, che osservava all'interno. Dopo pochi secondi si accorse della videocamera e se ne andò via. Subito dopo però tornò e rubò il dispositivo. Noelle crede che quell'uomo guardasse dalla sua finestra da almeno 3 settimane. In casi di stalking come questo, le cose possono andare decisamente male. Alcuni casi di delitto ne sono la prova. Come ultimo punto ho deciso di mostrarvi una clip davvero inquietante. Ci troviamo a Pittsburgh, dove Jerome Kennedy e sua moglie sono proprietari di questa casa. Una famiglia totalmente normale. Tuttavia, nel luglio del 2017, la coppia iniziò a sentire strani rumori provenire dalla soffitta durante la notte. Erano forti abbastanza da svegliarli, quindi mi immagino la scena proprio come si vede in tanti film horror. Inizialmente comunque li ignorarono, ma qualche notte dopo, oltre ai rumori, videro una luce provenire proprio dalla soffitta. Era quindi chiaro che qualcuno o qualcosa fosse lì. Così Jerome chiamò la polizia. Credeva che il responsabile fosse il suo vicino, la cui casa aveva un muro in comune alla sua. Disse i suoi sospetti alla polizia, che andò quindi ad interrogare il vicino. Quest'ultimo però negò tutto, e dato che Jerome non aveva nessuna prova, la polizia non poté fare nulla. Decise quindi di installare una videocamera per capire chi o cosa fosse lì sopra. Quella notte, né lui né sua moglie si svegliarono per i rumori, ma decisero comunque di guardare le registrazioni. Ed ecco cosa videro. I sospetti di Jerome erano esatti. Quello che vedete è il suo vicino di casa Robert Havrilla, che dalla soffitta spiava direttamente nella camera da letto di Jerome, dove era presente anche sua figlia.
Ora che c'erano prove dell'intrusione, Robert venne subito arrestato e condannato per stalking e violazione di domicilio. Ecco ragazzi, questi erano i video più disturbanti ripresi dalle videocamere di sorveglianza domestiche. Ne ho già trovato tanti altri davvero agghiaccianti, perciò fatemi sapere se volete vedere anche una seconda parte di questo format. Detto questo, io come al solito vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.